Ciao a tutti, sono Esperienza, sono tornato qui con un altro video un po' più pesante rispetto all'altro perché qui farò un po' di critica, spero che vi piaccia, ovviamente sono per i personali. Innanzitutto introduciamo il video che è il commento, insomma il gameplay, dove, che è sì, un Dominion veterano in lockdown, in cui uso l'MSR Dorako, bellissimo. Un piccolo consiglio su veterano e poi chiudo. Un veterano molto, molto bello, meglio di quello di MV2, perché il veterano di MV2 è inguardabile, anche per le mappe che ci sono. E se dovete già veterano, che è una modalità molto bella, vedete com'è pulito lo schermo, è tutto vuoto, solamente le feed ci sono scritte, il fucile, è veramente bello. E se volete giocarci però il mio consiglio personale è questo, giocate in gruppo perché sennò vi devastano. Scusate se ho dato queste informazioni scarse, però volevo un po' passare sul discorso che pensavo, insomma, penso che sia più importante, che merita un po' più di tempo rispetto a questo. L'argomento che andrò a criticare oggi, è lo sponsor, in generale, sponsor e quei canali nati per sponsorizzare. Allora, la mia critica non è una critica, come si può dire, indiretta, in cui tipo, come si può dire, non è una critica in cui io disprezzo l'attività di questi canali. Io non disprezzo l'attività di questi canali, ma disprezzo coloro che le gestiscono e come vengono gestite. Allora, partiamo da questi due presupposti. Quando ci imbattiamo in un canale che sponsorizza video, abbiamo due punti di vista. Lo youtuber che carica il video e che presta il suo video al canale e lo spettatore. Allora, lo spettatore non vede l'ora di entrare su YouTube e vedere un video di questo canale perché? Perché ovviamente questo canale racchiude i migliori gameplay dei migliori youtubers e le mette a più non posso e quindi lo spettatore si troverà sempre una grandissima vasta di una vasta gamma di scelta di commentari di tipi di gioco di gameplay. Sicuramente è una cosa positiva per lo spettatore, ma per lo youtuber c'è una cosa insomma negativa, perché? Partiamo col fatto che quando vieni sponsorizzato da un qualcuno, partiamo dal fatto che te puoi ricevere fama, gloria, magari più visitazioni, più iscritti, più mi piace per breve tempo, non per un breve lasso di tempo, perché? Perché ovviamente dal pubblico che in seguito ti viene a scrivere, non sei iscritto per il tuo canale, per le sue fatiche, ma sei iscritto solamente perché gliel'ha detto un canale, diciamo, no? Per quanto possa essere bello il commentary, per quanto possa essere bello il gameplay, alla fine se si iscrivono è solamente tramite questo canale di sponsor. Con questo volevo precisare che non è che io disprezzo coloro che prestano i loro video agli sponsor, però ci deve essere un limite a tutto. Io penso che negli sponsor dobbiamo mettere i video nostri, quelli migliori, quelli in cui facciamo i video della vita, diciamo. Tipo Machinima, no? Ora, critichiamo gli sponsor, i canali. I più famosi ovviamente sono Machinima per quanto riguarda il mondo, Yoesco e altri. In Italia ci sono Machinima, Cheat, Gemba Network e Melagodo. Allora, che differenza c'è tra quelli italiani e quelli americani? Ovvero quello di Machinima. Quelli americani fanno semplicemente quello che ho detto io, mettono i video migliori, i video del secolo. Non mettono tutti i video che capitano, nel senso non è che prendono un video in cui uno fa 1:30 in tutti e tutti e lo mettono lì. Mettono i video della vita e variano. Infatti, se vedete, sono comunque sia canali un po' più articolati, un po' più impegnativi anche sotto il punto di vista della gestione, però comunque sia sono più originali, cioè rispetto a altri canali italiani, perché? Perché qui italiani, se giocate ASO, sono sempre i soliti video, c'è sempre i soliti commentari, sempre le solite cose. Per quanto possa essere simpatico il commento, eccetera, però alla fine il succo è quello. Io che cosa dico? Dico questo. Fa un appello ai YouTubers che caricano video, perché visto che sono tantissimi, ormai oggigiorno in tanti hanno il PBR. Io faccio un appello, visto che un anno fa, il 27 dicembre per esattezza, faccio un anno in cui metto video, l'anno che ho il PBR, volevo dirvi che, magari insomma, un po' di esperienza in più rispetto ad altre persone che fanno video magari da poco, volevo darvi un consiglio. Allora, qual è questo consiglio? Semplice.
Non vi affidate troppo a questi canali. Perché? Perché vi portano in attività. Io sono esempio vivente. Io ho fatto parecchi commenti con Ganja e con Strategy of Duty. Non perché ovviamente le ho chiesti supplicandoli, ma solamente perché sono amici e perché me l'avevano anche chiesto. Cioè, nel caso di Ganja così. Quando certe volte mi chiedeva l'aiuto, così. E io ovviamente ero sempre disponibile, sono sempre stato disponibile e lo sarò sempre. Però se ci fate caso, in quei periodi avevo un po' di gloria, diciamo, un po' di gloria personale. Ero parecchio conosciuto e avevo tantissimi messaggi, tantissima attività nel canale. Ma via via, quando hai un pubblico diverso, non è del tuo canale, ovviamente i tuoi fan ti abbandonano perché non sono video che loro vogliono vedere e ti lasciano, ti abbandonano. E lì è la cosa peggiore perché cadi in una crisi nel canale che non è incredibile. Un altro esempio è anche quello di Ganja. Ganja non, cioè non, per l'appunto ha fatto il mio stesso errore. Ha fatto troppi commenti con Strategy of Duty, ha portato un pubblico che non è stato frutto dei suoi video, ma cioè, come si può dire, non è stato frutto del suo canale, no? Perché alla fine sono i video che magari ha creato sul canale di Strategy, sì, sono sua, sono originali, eccetera, però alla fine non è una pubblicità emessa tramite il proprio canale. Infatti Ganja ha fatto l'ultimo video in cui diceva che abbandonava l'attività del suo canale perché per queste cause qui, che ho detto. Con questo volevo criticare un po' di YouTubers in particolare. Sempre il mio mitico amico Veraxarek, che ormai ho criticato tante volte. Ma non perché ce l'ho con lui, perché anzi, guarda, è il primo YouTuber che ho conosciuto. Intanto mi rompo sul cazzo di Skype. È il primo YouTuber che ho conosciuto, con cui ho parlato, ho fatto dei discorsi abbastanza seri e è il primo youtuber con cui ho fatto il commentary che ho ospitato, quindi fa un commentary nel mio canale e voglio chiedere una cosa. Lui dice tanto di divertire, dei numeri non importano. Anzi, guarda, te lo chiedo in maniera diretta, in maniera personale. Verax, dimmi solamente sì o no, rispondi in maniera diretta. Non ho niente contro di te, lo sai, però io sono un tipo curioso, voglio sapere una cosa da te. Se decidi di non te ne frega e vuoi solamente divertire, allora perché pubblichi i tuoi video su Melagodo, su Gemma Network e sulle altre minchiate? Non mi torna molto il discorso, perché se ti vuoi divertire e la tua ispirazione, come detto anche tante volte, è Ron, che penso sia uno dei pochissimi italiani che ha capito quello che voglio dire, cioè nel senso non è che ha capito, che applica quello che sta dicendo ora sin dall'inizio. Che io lo sto applicando, però me ne sono reso conto solamente sbagliando, invece io non ho mai sbagliato e sta applicando quello che sto dicendo ora. Cioè sta andando con le sue forze, sta andando avanti per divertimento puro. Verax dice la stessa cosa, però mette video sui canali che sponsorizzano e non mi torna molto la cosa. Volevo avere un suo chiarimento. Non è un accanimento contro il suo canale, contro lui, però ovviamente, visto che certe volte lo seguo anch'io, non mi tornava il fatto. E cambio discorso dicendo che scusate se in questo video mi esprimo un po' male, ma è difficile esprimere un concetto così largo, così importante in 9 minuti. E veramente scusatemi, però ho cercato di fare il mio meglio. Prima ho finito il discorso. Volevo dirvi un'altra cosa molto importante, che è quella che il 27 dicembre, come ho detto prima, faccio un anno di YouTube. Farò un video special in cui vi dico tutta la mia storia di Call of Duty e di YouTube, di come sono arrivato qui. E boh, ora guarderò un po' i commentarmi, lo caricherò e spero che vi piacerà perché ci metterò veramente l'anima in quel video, veramente ci metterò tutto me stesso. E niente, la partita è finita 30-15, niente di che, era una partita in veterana, tanto mi serviva solamente da cave per esporre questi concetti. Beh ragazzi, commentate, mettete mi piace, magari, boh, vabbè, apprezzate il video per com'è. Buona!